Abbiamo insomma con noi il presidente di Federalberghi Toscana ed Associazione Albergatori di Chianciano Terme, Daniele Barbetti. Innanzitutto buonasera e benvenuto in diretta, Barbetti. Buonasera Sabrina, buonasera ai telespettatori di Telidea. Allora, partirei proprio subito da questo DPCM che insomma sostanzialmente prolunga un po' lo status quo per quanto riguarda le misure di contagio, ma introduce anche degli elementi importanti di chiusura tra le regioni e tra i comuni nei giorni in cui generalmente invece si poteva pensare ad un piccolo respiro per le economie che riguardano soprattutto le attività alberghiere, oltre al ristorante ovviamente, e al turismo in genere come quello del periodo sciistico. Quindi, qual è il commento, insomma, immediato, che viene fatto su questo DPCM da parte vostra? È un DPCM che ovviamente scoraggia il turismo, lo scoraggia limitando fortissimamente la mobilità e di fatto relegando il turismo a un'attività interna alle singole regioni. Di conseguenza non svilupperà ovviamente nessun numero significativo e quindi molte aziende purtroppo valuteranno di non stare aperte per questo periodo di festività, che non è un periodo banale, pur non essendo la Toscana una zona alpina, facente parte dell'arco alpino, però comunque il momento delle festività natalizie è un momento in cui turismo si genera anche in Toscana e anche con numeri importanti in alcuni territori. E non a caso tante città avevano in programma più o meno grandi iniziative di Natale e Capodanno. E quindi evidentemente tutto questo verrà sostanzialmente meno con le misure adottate nel nuovo DPCM. Chiaramente la decisione, insomma, di tenere addirittura i ristoranti chiusi anche per una semplice cena il 31 per gli alloggiati, il 31 di dicembre, insomma, per gli alloggiati e per chiunque, quindi penalizza tantissimo anche chi magari non aveva in animo di organizzare chissà che cosa, ma comunque magari poteva offrire ai propri clienti il servizio di ristorazione per quella notte lì. Diventa anche questo un problema forte, immagino, per tante realtà. Sì, come dicevo prima, è un DPCM ispirato al non incentivare il turismo e quindi fatto salvo dire espressamente che gli alberghi dovevano star chiusi, tutto quello che si poteva fare per limitarne l'attività è stato fatto. Non a caso sono chiusi i centri benessere, sono chiuse la possibilità di organizzare eventi o convegni, è chiusa le attività di palestra e si chiude anche la ristorazione. Il giorno del Capodanno, quindi il Non si chiude però messaggio il codice purtroppo Ateco, chiaro. non si chiude il codice Ateco, quindi questo però vi Chiude creerà il qualche mercato problema. e il risultato è lo stesso. Il risultato è lo stesso, però dal punto di vista dei ristori forse qualcosa cambia, cioè a quel punto era meglio essere chiusi da Ma decreto? noi siamo fiduciosi che si terrà conto che pur non essendo stati chiusi, si viene chiusi perché ci viene chiuso il mercato. Ma io credo che questo si è già visto un'attenzione a questo tema nei vari decreti ristori che hanno individuato nel settore turistico o ricettivo un settore sul quale sono state adottate misure ad hoc. Però è evidente che il tenore delle misure adottate sarà assolutamente insufficiente rispetto all'ammontare del danno creato. Sulla situazione generale ovviamente si rispecchiano poi anche quelle che sono le crisi del territorio, parlando di alcuni territori in Toscana come Chianciano, ma magari anche altre realtà, questo poteva essere un momento di, diciamo, di piccolo ristoro reale poi, non senza l'intervento di istituzioni. Ecco, qual è l'auspicio più grande che potete fare come categoria degli albergatori a questo punto? Immaginare che dal 16 di gennaio si possa provare a organizzare una stagione o partire direttamente in primavera. Sperate che ci sia un aiuto per questa ripartenza. Qual è l'auspicio più grande? Guardi, io credo che dobbiamo essere molto realisti. A gennaio per noi il mercato non cambierà, quindi si andrà ottimisticamente alla Pasqua come prima data per un inizio delle nostre attività. Il 2021 però sarà comunque un anno molto difficile all'insegna del mercato interno e quindi comunque polarizzato nei momenti in cui
tradizionalmente ci si sposta nel mercato interno nazionale, quindi il mercato estero sarà comunque un mercato molto molto ridotto e comunque marginale. Probabilmente a partire dalla seconda metà del 2021, andando al 2022, ritroveremo anche un po' di mercato internazionale con numeri più vicini a quelli a cui eravamo abituati. Quello che ci è necessario in questo momento è che vengano attuate misure straordinarie per il sostegno alla liquidità delle imprese, perché se vogliamo appunto che il mercato riparta, le imprese devono esistere, e se oggi non vengono fatte iniezioni di liquidità nel sistema turistico ricettivo, rischiamo di perdere per strada moltissime aziende, perché non si può immaginare che aziende alberghiere possano sopravvivere quando quest'anno, nel 2020, hanno lavorato, chi è stato fortunato ha lavorato 3 mesi, e questo è insostenibile, immaginando che il 2021 sarà comunque un altro anno difficile. Quindi quello che noi chiediamo sono misure straordinarie sulla liquidità. Perfetto, questo è molto molto chiaro. Venendo invece alla questione di Chianciano e le sue terme, insomma, in questi giorni si è potuto apprendere dalla stampa, però anche dalle parole del sindaco che è intervenuto in diretta con noi martedì, che il percorso per la vendita delle quote di MPS sulla gestione delle terme è oramai iniziato che c'è un privato interessato. Ovviamente si va avanti con il recesso della prelazione da parte degli altri soci e il diritto di gradimento. Ecco, come associazione albergatori avete deliberato in questo senso? A che punto è il percorso? Sì, noi, per quello che riguarda la quota di proprietà degli albergatori, noi in maniera responsabile abbiamo deciso di agevolare e accelerare i tempi per l'ingresso di questo nuovo socio, perché le terme di Chianciano vivono un momento di grandissima difficoltà, dovuto in parte a una dinamica strutturale che andava avanti da anni. È cosa nota che sono stati fatti vari piani di risanamento in questi anni, sempre purtroppo rispettati a fatica a causa del mercato. Quello che è successo quest'anno ovviamente ha messo la società in una grandissima difficoltà, e si vedeva necessario e urgente l'intervento di un nuovo socio privato. Il nuovo socio si è impegnato a fare gli interventi di capitale necessari. Noi non ritenevamo in questa fase di dover esercitare né il diritto di prelazione né attendere tutti i 90 giorni che avevamo disponibile per fare ulteriori verifiche, ma creare le condizioni affinché chi vuole investire lo possa fare bene e subito. Ovviamente ci riserviamo di interloquire con il nuovo soggetto che avrà la maggioranza delle terme di Chianciano per costruire insieme le partnership migliori per lo sviluppo del territorio, come abbiamo sempre fatto. Quindi comunque, come giudica questo momento delle terme di Chianciano? Siamo ad una svolta storica, poi ovviamente devono essere necessarie tutte le garanzie. Abbiamo sentito anche il sindacato, il sindaco, le forze politiche, il PD del territorio, il PD comunale chiedere e diciamo la necessità di avere sotto mano un piano industriale. Però come lo giudica in qualità appunto di rappresentante anche degli albergatori di Chianciano, che poi è l'industria chiancianese, questo momento? Sicuramente è un momento storico, nel senso che è un momento di profonda discontinuità rispetto a quanto è successo dal 2006, dalla privatizzazione a oggi. Noi come albergatori contribuimmo alla prima fase della privatizzazione con oltre 1 milione di euro, e credo che grazie a quell'investimento e agli altri investimenti che la Regione ha fatto negli anni successivi tramite l'immobiliare Terme, oggi abbiamo un'azienda termale multiprodotto capace di competere sul mercato. È evidente che, come tutte le aziende, ha bisogno di ulteriori investimenti nel tempo. Purtroppo il pubblico, a nostro avviso sbagliando, ha deciso di dismettere la propria partecipazione. È grave è stato l'errore, a nostro avviso, di voler mettere in liquidazione l'immobiliare da parte del Comune e della Regione, che ha pregiudicato, a nostro avviso, ulteriori possibili scenari, forse anche di maggior garanzia per il territorio e per i lavoratori. Però in questa fase dobbiamo
dobbiamo gestire la situazione reale e contingente e quindi sicuramente un soggetto privato che viene a portare risorse e idee. È un momento di innovazione e discontinuità con il passato. Le chiedo un'ultima opinione sulla garanzia che la Regione Toscana ha dato per esempio a Simone Mannucci, che è intervenuto anche ai nostri microfoni, nel confermare quindi ai dipendenti e alla collettività l'impegno della Regione in questo momento di passaggio. Quindi, come dire, la Regione non vi lascia soli. Avete lavorato anche voi in questo senso e avete fiducia nel lavoro che porterà avanti in questo caso, immaginiamo l'assessore Cioffo per conto del governatore Gianni. Allora, conosco l'assessore Scioffo bene e quindi è una persona di cui ho personale fiducia e stima nelle sue capacità e sono convinto metterà tutte le attenzioni necessarie. Ma il tema non è il momento del passaggio, a mio avviso il tema sarà cosa succederà dopo, Anche quando il perché la passaggio sarà proprietà resterà completato. pubblica, certo, ricordiamolo. Esatto, che cosa succederà dopo, quale sarà il piano industriale che a oggi non è noto e quali saranno le decisioni dal punto di vista dell'organizzazione aziendale. Io credo che dobbiamo essere prudenti e non dare nulla per scontato, e quindi io anche ho sentito delle affermazioni forse un po' affrettate da parte di tutti, e io invito tutti quanti a una maggiore prudenza e a un massimo incoraggiamento a chi vuole investire, ma teniamo sempre al centro quali sono gli interessi della città nei confronti di questa azienda, perché la città dipende per la propria competitività e per lo proprio sviluppo economico dalle politiche aziendali di questa azienda, che è anche una delle principali aziende per occupazione, se non la principale della città, e quindi ho sentito forse un eccesso di ottimismo e di in queste ore, e forse con un po' di leggerezza vengono fatte affermazioni, e io spero sempre che non debbano essere poi rettificate nei prossimi mesi, ma ovviamente io sono contento di sbagliarmi su queste cose. Immagino che lei abbia avuto modo di incontrare, insomma, Massimo Caputi, oramai lo possiamo riconfermare anche noi, anche se ora non c'è ancora la firma, ma è il fondo di investimento che attualmente gestisce Terme di Saturni, che fa capo quindi a Massimo Caputi, che è anche responsabile di Federterme, che è, insomma, la persona interessata in questa operazione. Ecco, ha avuto modo di incontrare Massimo Caputi, di scambiare qualche riflessione anche in riferimento a questa operazione? Ma considerato il periodo, cerchiamo di limitare gli incontri Immagino. al minimo indispensabile, ma comunque con il dottor Caputi capita di sentirsi per varie ragioni, non necessariamente legate alle Terme di Chianciano, per i Certo. rispettivi ruoli istituzionali. E capiterà senz'altro anche di approfondire il tema delle Terme di Chianciano, e sicuramente il fatto di avere un interlocutore che parla italiano e non parla russo faciliterà il dialogo. Questo lo do per certo. Mi sorprendo del fatto che si è passati nel giro di neanche un anno dal celebrare una cordata russa al celebrare un imprenditore italiano con lo stesso entusiasmo da parte delle stesse persone. E questo a me sorprende sempre, perché io credo che noi dobbiamo essere responsabili e prudenti e evitare di salire sui primi carri che passano, ecco, perché poi evidentemente c'è anche forse un po' di memoria della città, che prima o poi forse si ricorderà anche di quello che è successo nel Consiglio Comunale aperto, o che si tenne, se non ricordo male, a febbraio dello scorso anno, dove gli scenari dovevano essere radicalmente diversi, e più istituzioni dissero che si sentivano tranquille di questo percorso e della solidità di chi li presentava. Ecco, oggi Sì, siamo in uno ovviamente. scenario completamente diverso.
Quando sono i giornalisti ad anticipare le notizie ha un senso, però quando è la politica che te le presenta come già fatto, ovviamente nella collettività e nei cittadini è un'altra cosa. Quindi la prudenza in questo senso è quello, insomma, che è chiarissimo il concetto di Barbetti. Io la saluto e la ringrazio per questo intervento in diretta. Auguriamoci, insomma, che ci sia la stessa forza e energia messa adesso un po' nel contrastare e salvaguardare la salute, anche nel metterla nel rilancio dell'economia e della ripartenza, che ci auguriamo tutti davvero che la nuova bella stagione avvenga anche per il nostro territorio. Grazie ancora, Ce lo Barbetti. auguriamo davvero. Grazie a voi. A Buon lavoro, grazie. lei, arrivederci.